Allora, buongiorno a tutti e a tutte. Innanzitutto ringraziamo coloro che stanno seguendo l'evento in streaming qua sui social di Paratissima. Purtroppo, per fortuna, non so, stiamo abituando a questa nuova modalità di seguire lezioni, convegni, congressi, eccetera. Io non lavo particolarmente, però questa è una forma di adattamento, no? Di resistenza a un certo contesto. Il titolo di questo evento, che vedete anche qua proiettato, è particolarmente intrigante e si inserisce nell'ambito di una mostra curata da Margaret Scarra e Clara Rodolivo, che ringraziamo per l'invito, e che ha un titolo ulteriormente interessante, che si intitola proprio Elogio al permanentismo e all'incoerenza per sopravvivere al caos contemporaneo. Naturalmente vi invitiamo a vedere questa mostra nei modi, nei tempi in cui sarà possibile farla, adesso non so se sono previste ulteriori restrizioni. L'invito appunto è venuto dalle curatrici della mostra, che hanno opportunamente pensato di approfondire questo tema con uno specialista in materia, che è appunto Ugo Zamburgo. Ugo è un personaggio piuttosto noto, diciamo, a Torino e provincia, ma poiché siamo in mondovisione, mi permetto di spendere due parole per presentarlo. Attualmente Ugo dirige un centro terapeutico, un posto bellissimo a Busson, il posto si chiama DAU. Sono specializzate in cura dei disturbi alimentari, soprattutto tra adolescenti, ma non solo. Però prima di questo incarico, Ugo è stato per anni psichiatra del pubblico, in particolare nella zona di Barriera di Milano e di Porta Palazzo. Quindi non so se ti piace all'inizio, ma forse possiamo definirti uno psichiatra da strada o di strada, non so, vedi tu. Però Ugo non si muove, diciamo, nel mondo esclusivamente con questa etichetta da psichiatra, di psichiatra, è uno molto appassionato, non so, forse potremmo definirlo un militante appassionato o un passionario militante, non so se ti piace la definizione. Comunque tra le sue passioni sicuramente possiamo annoverare quella per l'America Latina, che frequentava, se non altro, fino a qualche anno, mese fa regolarmente. E non posso dimenticare che grazie a Ugo ho avuto l'occasione, io e evidentemente altre persone, di conoscere Tati Almeida, una delle più anziane e combattive madri di Plaza de Mayo. Quindi. E poi Ugo è stato tra i fondatori e tra gli animatori del Caffè Badania di Mantova 34, che purtroppo adesso è chiuso, ma che è stato davvero un luogo straordinario, di crocevia di incontri tra progetti, persone e anche incontri di sogni che in qualche modo si intendeva realizzare. Ovviamente speriamo che ci sia l'occasione di farlo rivivere, non so se su questo tu ha qualche novità da riferirci. E adesso io ho introdotto Ugo, ma forse dovrei spiegare anche perché io sono qua, non essendo né specialista di arte né di psichiatria. E quindi chi sono io, perché sono qui, ma prima che la domanda, come dire, assuma contorni troppo filosofici, dirò che appunto sono stata invitata perché, in quanto coordinatrice di Storia Magistra, una rivista fondata, adesso faccio anche tutto lo sport, fondata e diretta da oltre 10 anni Angelo Dorsi, sul quale però Ugo ha scritto in varie occasioni, l'ultima delle quali raccontandoci un'esperienza straordinaria che ha fatto con Carovane dei Migranti, mi pare nel 2018, quando appunto hanno fatto un percorso con le madri dei migranti desaparecidos, partendo dal confine tra Guatemala e Messico e arrivando fino a Città del Messico, dove si è svolto per il primo vertice internazionale di madri migranti, di madri con figli migranti della Palestina. Quindi un'esperienza davvero notevole che Ugo ci ha raccontato attraverso le pagine di Storia Magistra. E faccio solo un'altra piccola riflessione prima di passare la parola a Ugo, proprio sul titolo, no? Perché ho cercato la definizione di camaleontismo sul dizionario, che
tra Treccani, e si legge: atteggiamento incostante di chi per opportunismo muta facilmente opinioni, specialmente politiche, secondo le circostanze, così come il camaleonte di Tacolone. E quindi, come dire, in qualche modo la parola, il lemma implica una connotazione negativa, no? Così come l'incoerenza non è che sia proprio considerata un valore, diciamo, perlomeno nel senso comune. Eppure invece declinato come elogio al camaleontismo e all'incoerenza sembra avere un'accezione positiva, in qualche modo una potenzialità che ci consentirebbe appunto di sopravvivere al caos quotidiano. E in effetti questo del cambiamento è un tema molto indagato, no? Ovviamente guardavo l'altro giorno il programma del Festival della Tecnologia che dovrebbe svolgersi a novembre. È proprio dedicato il tema alle mutazioni. Quindi, insomma, è un argomento davvero ultimamente molto in voga. E in qualche modo questo tema mi ricorda anche un po' quello della resilienza, un'altra parola che è entrata abbastanza in auge negli ultimi anni e che sembra quasi un po' l'upgrade, l'evoluzione della parola resistenza, no? Che invece nel dopoguerra ha dominato soprattutto in certi contesti. Cioè, sembra quasi che noi abbiamo capito che se continuiamo a resistere probabilmente ci saremmo spezzati, quindi abbiamo forse cercato una nuova modalità per farlo. Non so se questa è, quindi, una riflessione dalla quale possiamo partire per discutere comunque dell'argomento, ma sicuramente io ho già parlato abbastanza, quindi ti passo volentieri la parola e lo ringrazio. Vai. E allora stavo pensando che non sono più giovanissimo, quindi come epitaffio sulla mia tomba mi piacerebbe mettere le parole di Francesca, no? Con le quali mi hai descritto, però magari aspettiamo ancora un po' di tempo. Allora, il camaleontismo. Sì, io credo che possa avere due accezioni, sono d'accordo con te, no? E dipende sempre da quali sono gli occhiali che inforchi per guardare la situazione. Dal punto di vista dell'ordine costituito, il camaleontismo è una strategia di sopravvivenza ed è un modo per stare dentro le regole del sistema. Dal punto di vista cosiddetto della resilienza, cioè di quelli dall'altra parte, è un modo di resistere per andare avanti. Mi vengono in mente, poi io mi ero preparato neanche tanto l'intervento, ma come sempre vado su un altro. Mi vengono in mente le parole che ho sentito l'anno scorso a marzo, quando avevo accompagnato una caravana di fotografi in Argentina, fotografi che si occupano di diritti umani. A un certo punto eravamo andati alla ESMA, la scuola meccanica dell'Armata della Marina. È stato uno dei più terrificanti lager clandestini dove 5.000 persone almeno sono transitate, torturate, uccise, eccetera, eccetera, nel nome di quel grandissimo piano neoliberista che poi si chiamò anche Plan Condor. Erano le prove generali per questo modello socio-economico che adesso ci domina. E a un certo punto hanno preso la parola le sopravviventi e è stato incredibile perché a un certo punto, non vi lascio immaginare l'atmosfera, no? Queste donne, loro sono state mediamente dal 76-77 fino all'83, l'anno scorso, immaginate quanto tempo era passato, ma come fosse ancora viva dentro la loro carne, dentro la loro anima, ricordo di quelle giornate terribili. E a un certo punto ho una domanda di un ragazzino giovane, perché ovviamente lì cercano di coltivare la memoria, come abbiamo fatto noi subito dopo le guerre partigiane, la resistenza, quella memoria che ahimè ormai stiamo dimenticando. E un ragazzo giovane mi chiese: ma come hai fatto a sopravvivere? Come avete fatto? E loro risposero quasi in coro: ogni mattina ci dicevamo, per oggi devo sopravvivere. E per oggi devo sopravvivere perché ci sarà un momento in cui andremo a testimoniare e faremo arrestare le persone che stanno compiendo questo proprio non contro di noi, ma contro l'umanità. E poi, sempre perché Delio, mi viene in mente proprio, perché io credo che la salute mentale e la psichiatria sia un campo così complesso che se lo limitiamo a un
un campo medico, come chiama un errore madornale, premesso che piccolo spot anch'io, sto scrivendo un mio libro che si chiama Piccolo manuale di sopravvivenza in psichiatria, in cui contesto alcune idee. Beh, forse un esempio anche il mio di resilienza e camaleontismo, forse qualcuno potrebbe dire di senso di onnipotenza senza basi, perché ci sono alcuni punti di vista, tipo che la schizofrenia non guarisce mai, che le medicine bisogna prenderla a vita, che le medicine sono la cura, eccetera, eccetera, che io metto assolutamente in discussione su basi scientifiche e sulla base dell'esperienza. Ovviamente le basi scientifiche io le ho prese da studi, non sono così bravo, io sono uno che mette insieme le cose, sono un narratore di storie altrui e cerco di metterle insieme trovando un filo conduttore. Appunto, sempre queste donne dicevano che per loro la soluzione non è stata il poter andare in psicoterapia dopo la tremenda esperienza delle torture nei lager, non è stato neanche riprendere, tra virgolette, una vita normale, ma è stato il fatto che nel 2006 lo Stato decise di punire i colpevoli. E infatti nell'agosto del 2006 fu messo in galera il primo torturatore, che era il turco Kulyan, che è il personaggio tra l'altro del film Angiolino. E loro dicono: questa nostra ferita non guarisce, perché non può guarire mai, ma in qualche modo fu un po' cicatrizzato dal fatto di vedere che c'era giustizia. E allora io c'avevo questa ragazzina giovane, bella, anoressica, in comunità, che ha subito una violenza all'età di 8 anni dal suo allenatore sportivo, e si è sempre trascinato dietro questa roba. E a un certo punto non riesce a uscire da questa situazione, anche se se ne è parlato ultimamente. Allora ho pensato a quella famosa frase di quelle donne, ho detto: forse bisogna fare giustizia. E allora con i familiari abbiamo affrontato questo tema. E di fronte alle lacrime del padre che le chiedeva scusa perché non aveva saputo proteggerla, lei ha saputo di essere creduta, perché purtroppo si sa bene che in questi traumi le persone hanno paura in qualche modo di essere state loro le artefici di quello che è successo. Quindi immaginatevi una ragazza di 8 anni, e poi la confusione, perché sono passati 15 anni, dice: magari i ricordi non sono così chiari. Allora vedere le lacrime del padre, ma soprattutto il fidanzato, che è una persona bravissima, taciturna, eccetera, che in qualche modo autorizzato, tra virgolette, da me, l'ha detto: Francesca, io se vuoi so dove abita, lo vado a prendere. Che è una roba che non si fa, abbiamo detto che non si faceva, ma il fatto della giustizia, del fatto che un cambiamento pazzesco, è successo solo una settimana fa, ma notiamo lei dei cambiamenti incredibili. Lei te lo dice. Ovviamente il discorso sta andando avanti poi dal punto di vista anche quello giusto, quello legale, per cui c'è la denuncia, per cui se l'hanno chiamati, eccetera, eccetera. Però mi era sembrata importante questa roba sulla giustizia. Poi rispetto al tema, perché poi ogni tanto bisogna anche tornare in tema, sì, dal punto di vista clinico c'è il famoso discorso delle personalità multiple, che il manuale dei disturbi mentali, che è un'altra roba che io contesto, il discorso delle diagnosi, ma ovviamente non io, ma raccolgo le idee di quelli che la contestano con argomenti che qui non è il caso di riportare. C'è proprio un capitolo tra i disturbi dissociativi che parla, dal 1994, del disturbo di personalità di tipo dissociativo, in cui coesistono due tipi di personalità. Questa è la gioia degli artisti, per l'appunto. Pensate al dottor Jekyll e Mr. Hyde, pensate a tutti i vari film, no, su questo filone, e probabilmente appassiona anche i criminologi. La diagnosi è fatta soprattutto negli Stati Uniti rispetto a queste cose, e colpisce circa l'1,5% della popolazione. A me sembrano dati francamente un po', vabbè, comunque lasciamo perdere. Negli Stati Uniti, grazie anche alle multinazionali del farmaco e ai loro complici, per esempio, i tassi di depressione raggiungono il 40%, perché ormai va bene. Per esempio, il lutto. Il lutto: una volta, se stavi male perché ti moriva qualcuno, per dire, un anno di tempo poteva starci bene, poi diventi patologico, o
ogni DSM che fanno accorcia il tempo. Adesso mi faccio 2 settimane. Vabbè, poi un'altra chicca è il disturbo delle donne che stanno per avere il ciclo, per cui c'è questo screzio euforico. È caratterizzato con, io ho qualche amica e qualche fidanzata, ce l'ho avuta, molte, poi Francesca forse mi, come dire, mi conforta in questa idea che poco prima del ciclo, durante il ciclo, si hanno una serie di, magari l'umore si abbassa, magari si sono tutte, sono diventate patologie e si trattano con il un serotoninergico, bel modo di far diventare tutto malattia anche la natura. Mi sono perso in tutto questo coso, tu eri attenta, dimmi di cosa stavo parlando. Stavo parlando del disturbo di personalità multiplo, e allora ne esistono due tipi: uno è cosiddetto di possessione, che sembra quasi poltergeist o quelle cose del genere, in cui una persona improvvisamente, non volendolo, quindi volontariamente, poi non avendo ricordo di quello che gli succede, fa e dice cose strane, parla anche un'altra lingua. Devo dire che a me è capitato una volta. Nei primi anni in cui lavoravo, quindi nella prima metà degli anni 80, ricordo una signora che sui 50 anni che a un certo punto cominciava a parlare una lingua strana, cambiando voce, eccetera, eccetera. Infatti noi siamo detti, mamma mia, qua dobbiamo chiamare un esorcista, eccetera, eccetera. Alla base di queste cose ci sono sempre dei traumi, sono violenze sessuali, abbandoni. Questa signora, infatti, arrivava da una brutta esperienza, era stata abbandonata in una sala troppo piccola, dove chissà cosa aveva visto. E ovviamente la cura a quel punto è psicoterapia. Io penso sempre su base molto affettiva e cose del genere. Con l'ipnosi pare che si siano raggiunti un po' di risultati. Quella da non possessione, invece, è quella in cui la persona ha un atteggiamento, vive un'esperienza per la quale è come se fosse staccato da se stesso, dalle proprie emozioni, come se si vedesse da fuori partecipare, come se fosse in un film in cui si vede nella pellicola. Un'esperienza strana che viene chiamata di derealizzazione, depersonalizzazione, in cui gli oggetti, le persone, ma anche tu stesso, il rapporto del tuo corpo, assumono una dimensione strana e ti sembra di essere in un altro mondo. E questo, se vogliamo, possiamo declinarlo, raccontarlo dal punto di vista clinico. Io penso che poi il camaleontismo, nella sua accezione più, come dire, positiva, perché a me piace sempre trovare gli aspetti positivi delle cose, allora mi viene in mente una frase, che non so se l'ha detta Sepúlveda, che era resistere per resistere. E allora penso a quella che io nel libro che scrivo con questa mia amica e collega Angela, dico che alla fine della fiera, visto che una definizione scientifica della follia non esiste, quella che mi convince di più e che parla appunto con un aspetto umano della situazione, è quella che la manifestazione che noi definiamo follia o schizofrenia, perché è un termine per mettersi d'accordo tra operatori, mi viene da dire, per un modo di essere nel mondo delle persone che hanno una risposta sintomatica di fronte a circostanze eccezionali e rispetto alle quali non sanno più che decisione prendere. Allora il sintomo diventa qualcosa che ha un'azione, un aspetto protettivo. E questo succede nella follia, sicuramente, succede nei disturbi alimentari. Infatti io con queste ragazzine che adoro perché le vedo belle, giovani, piene di talenti e penso sempre che qualcosa bisogna fare, non è possibile arrendersi. Metto sempre una vecchia canzone di Manfredi, degli anni del 76, che si dice non è una malattia, no? Che fa. Tra l'altro la consiglio a tutti, è un test meraviglioso. Perché quello che dico loro, la vostra non è una malattia, è un comportamento che avete imparato a mettere in atto e che poi è diventato talmente cronico che ormai siete convinti che sia la realtà. E poi per tutti scopri che c'è un motivo a quella roba. C'è chi l'ha fatto per una ragazza, mi ricordo che mi ha detto: io l'ho fatto perché ho pensato che i miei genitori non si meritavano di avere una figlia che gli desse soddisfazione per come mi avevano fatto stare male. Un'altra è il trauma di questa ragazzina, per esempio, per cui essere magra, ma ai limiti dello scheletrico, perché sarà 1,75,
37 kg. È un modo per non essere desiderabile agli occhi degli uomini, in questo modo sentirsi protetto. Per cui, insomma, ognuno ha la sua storia, perché anche quello perché si diventa matti, perché si diventa insoschiettati. No, cioè, ognuno ha la sua storia. Infatti, sempre in questo libro io scrivo di questo mio maestro che tantissimi anni fa, si chiamava Carlo Ferraris, era uno psichiatra psicanalista, mi disse: Ugo, quanti tipi di schizofrenia conosci? Io, desideroso di fare bella figura, gli risposi quattro, che all'epoca erano quattro categorie che adesso sono già cambiate, e gli elencai, e mi disse: sbagliata. Come sbagliata? Non è possibile, all'epoca non esisteva Google. Dico: ma io ti porto il libro. Gli fanno: no, no, non mi interessa. Tu devi sapere che esistono tanti tipi di schizofrenia, quanti sono le persone che ne soffrono. Perché quello, quattro appendiciti non hanno grosse differenze. Quattro schizofrenici possono variare da John Nash, che è il matematico che ha vinto il Nobel, interpretato da Russell Crowe nel Beautiful Mind, a quello che dice le cose più incoerenti del mondo, eccetera, eccetera. Quindi, come dire, il sintomo ha una funzione protettiva. Poi, se vogliamo, visto che noi siamo nell'epoca dell'apparire, no? Anche quello interessante, io ho letto una serie di libri molto belli sulla scia di quello che diceva Foucault, che ogni epoca ha la patologia psichiatrica che serve a mantenere il modello socio-economico. Attuale, per esempio, durante l'epoca industriale, qual era la patologia di fondo? La patologia di fondo era l'alienazione, la catena di montaggio, tutte quelle robe lì. Ma è anche un periodo in cui nell'immaginario collettivo infilavano l'idea dell'uomo produttivo, che quindi permetteva la crescita del paese, tutti che si arricchivano, l'operaio che comprava la casa, faceva studiare il figlio, lo faceva lavorare, eccetera, eccetera. In questo discorso però poi appunto la catena di montaggio, l'orario, tutte quelle robe lì. Però lì c'era un vantaggio, che in qualche modo c'era una dicotomia. Io non dico chi ha ragione e chi ha torto, per carità, però c'erano, lo dici tu se vuoi, c'erano i padroni e c'erano le masse operaie, proletarie. E quindi c'era comunque un senso di appartenenza a una categoria o all'altra, con sindacati, compagnia bella, che no, faceva poi anche sui sindacati, lasciamo perdere la deriva che c'è stata. Non tutti, per fortuna. In epoca moderna, nel neoliberismo, qual è nell'immaginario collettivo l'idea che ci hanno messo? È l'idea dell'uomo azienda di te stesso, per cui tu sei responsabile dei tuoi fallimenti e artefice dei tuoi successi. Ma qual è il risultato? Il risultato è che tutti gli altri sono competitori, per cui non esiste più lo spirito, non sono più noi classici, cioè siamo tutti contro tutti, divide et impera, era un vecchio motto. E soprattutto la società della performance. Infatti, quali sono le patologie più presenti? I disturbi di personalità, che non si sa bene cosa sono, ma sono qualche cosa di non adattamento alle regole che si può manifestare in varie maniere. Il famoso disturbo borderline di personalità. Sono le crisi d'ansia e gli attacchi di panico, perché sulla performance, mamma mia, come vai male, e disturbi del tono dell'umore, la depressione. Tra l'altro, da notare che la depressione, negli anni in cui ho cominciato a lavorare, era caratterizzata da un vissuto soggettivo che era il senso di colpa, il senso di indegnità. Adesso no, adesso il vissuto fondamentale è il senso di inadeguatezza. Quindi, no? Poi, tra l'altro, piccola digressione semantica. Quando insegnavo all'università scienze infermieristiche, appena arrivavo, entravo in classe, dicevo: ragazzi, come definite lo stato d'animo che provate quando siete giù d'umori, le cose non vanno tanto, che tutti sono depresso, e quando c'è qualcosa che vi spaventa, un esame, qualcosa, ansioso, dicevo no, perché depresso e ansioso hanno una connotazione patologica, fanno subito vedere, pensare all'idea di una cosa da curare. Voi siete tristi, che è un'emozione, un sentimento, preoccupati, spaventati, no? E questa è una roba che vale la pena rimarcare, no? Perché al giorno d'oggi, cioè il DSM non per nulla, no? Questo manuale dei disturbi psichiatrici,
ormai ne mettono una quantità Però impressionante. mi pareva di aver letto che hanno tolto il narcisismo, giusto? Hanno tolto il narcisismo, che sì, perché come hanno tolto l'omosessualità nel 74, hanno tolto la suppressione delle lobby omosessuali negli Stati Uniti, no? Quindi allora, io credo che una polmonite non si possa togliere dal manuale dei disturbi, no? Corporei organici. Al massimo puoi dire che l'eziologia è diversa da quello che pensavi, ma, o che finalmente l'hai scoperta, non che la togli. Quindi. Poi sul narcisismo c'è un'altra roba interessante. Il narcisismo spinto all'eccesso, quello che è un vero disturbo, perché poi tutti noi abbiamo dei tratti. Allora, il contesto determina la relazione, per cui ciascuno di noi si sa adattare. Se io sono con te, mi comporto in un certo modo. Se sono con un bambino di 8 anni, in un altro. Se sono con Salvini, in un altro modo ancora. Se sono con Landini, idem, Belè, insomma, pronamentici, ognuno cambia. Io poi sempre meno, perché un po' che sono matto, un po' che sto invecchiando del Alzheimer, ormai sono uguale con tutti, quindi che non è un pregio. No, quindi tutti cerchiamo di cambiare e di adattarci al contesto, perché la relazione funziona all'interno dei codici che poi si stabilisce in quella relazione. Il disturbo di personalità è proprio definito come la non capacità di adattarsi e avere sempre comunque lo stesso comportamento. E il narcisista patologico è quello che in realtà ha un vuoto interiore spaventoso, un'autostima sotto zero, e allora ha bisogno in qualche modo di vampirizzare gli altri, di nutrirsi della loro energia e di sentirsi sempre il migliore, il più bravo. E allora ecco perché spesso e volentieri i narcisisti sono dei camaleoni, perché quando vedono una persona, la prima cosa che pensano è: come faccio per conquistare? E allora quello è un esempio di camaleontismo fino a se stesso, perché manca assolutamente l'empatia, manca soprattutto il desiderio di costruire una vera relazione. Perché quello che hai in me, non per cattiveria, ma per problema della persona, quello che, il motore che muove l'azione è quella di dire: io devo dimostrare a me stesso che io non valgo meno di quella persona. Ma per dimostrarlo devo in qualche modo distruggerlo, batterlo, sedurlo, averlo mia, vampirizzarlo e abbandonarlo. È la stessa cosa che sento dentro di me, no? Il vuoto. E quindi mi riempio da questo. Poi, devi Poi, dire qualcosa. beh, sì, no, nella sintesi dell'intervento parla di un colle con Sì, questo è l'aspetto più relazionale. bello. E mi vengono in mente, ah, stupendo, Fabrizio De André, quando scrisse il famoso disco In direzione ostinata e contraria. Perché io penso che all'interno di codici che sono normati in maniera unilaterale, perché una volta c'erano i posti dove finivano i reietti della società, di qualsiasi tipo, ladri, puttane, matti, alcolisti, eccetera, eccetera. Poi in Francia, nel 1700 qualcosa, con Pinel si dice basta, no? Cioè, ci sono anche i poveretti, che non è colpa loro, i matti. Per cui vengono separati, si creano prima ospedali psichiatrici, però si introduce un concetto che da un lato è positivo, dall'altro è pericoloso, no? Che c'è la legge e la norma. Quindi c'è il fuorilegge, la puttana, il ladro, eccetera, eccetera, ma anche che è fuori dalla norma. Chi non risponde ai canoni di comportamento che sono in auge in quel momento. E allora il problema è: proteggiamoli, va bene, ma se li mettiamo lì dentro è come se dicessimo chi dissente dalla norma è. Allora, la psichiatria è un'altra roba in cui la norma, ma chi decide la norma? Chi è che decide che gli psicofarmaci bisogna prendere la vita? Chi è che decide che c'è un'origine biologica nelle malattie? Allora, è interessante notare che nel 1980 muore Basaglia, che ha fatto questa rivoluzione stupenda, in cui ha detto frasi tipo: io non nego la follia. Infatti, chi dice che Basaglia è un antipsichiatra non ha capito più un cubo. Dice: io non nego la follia. Quello che dico sono due cose. Primo, non sappiamo che cos'è la follia. Secondo, in ciascuno di noi coesistono la follia e la ragione, e quindi anche nella società devono coesistere la ragione e la follia.
E infine, l'ultima cosa più bella, io voglio vedere la persona che la malattia mi nasconde, voglio cercare di mettere la malattia tra parte. No? Bellissima questa definizione. Muore lui con tutta la sua grande rivoluzione e combinazione, uno psichiatra che si chiama Spitzer, statunitense tanto particolare, dice, ma pochi mesi dopo, dice, bene, adesso faremo il manuale statistico delle malattie, DSM-3. In cui finalmente la psichiatria avrà il suo ruolo all'interno delle branche mediche, perché noi siamo una branca medica. DSM-1 e 2 avevano dei termini vagamente psicodinamici, no? Psicoanalitici, eccetera. E Spitzer invece mette tutta una serie di malattie catalogate come se fossero l'elenco dei telefoni. Se hai questi sintomi, se per almeno questo tot di tempo sei quella roba lì, se no no. Ma non è tanto quello il discorso è che lui alle spalle ha l'industria del farmaceutica, il NIM, con l'H finale che è l'Istituto Nazionale di Malattie si occupa di salute mentale negli Stati Uniti, e l'APA, l'Associazione Americana degli Statunitense di Psichiatri, che hanno evidentemente un chiaro progetto, che è quello che se una malattia la dobbiamo curare con i farmaci, quindi farmaceutico. Ma il loro colpo di genio è quello di coinvolgere le famiglie che si sono riunite in gruppo, perché il loro discorso è: ma nel DSM 1 e 2, voi sapete le teorie freudiane, la mamma, eccetera, in qualche modo vi hanno incolpato voi genitori di essere colpevoli della malattia dei vostri figli. Ma non è vero, poveretti! Sono nati con un problema biologico, quindi voi non c'entrate niente, anzi siete stati delle vittime. Infatti è vero, no? Però il modo in cui lo cavalcano è: quindi sapete cosa facciamo? Da un lato vi diamo dei soldi così alla vostra fondazione, così potete fare ricerche, potete pagare borse lavoro per i vostri figli. Dall'altro ci impegneremo per una ricerca, perché la medicina è sempre più utile. Questo è un colpo di genio e quindi tentano di azzerare il tutto. Poi, non so se non c'entra con questo tema, ma c'è un No, titolo beh. stesso, nel 94-95 escono i nuovi antipsicotici, no? E una serie di persone, di luminari, dice questa frase che io quando sento qualcuno che la pronuncia ho voglia di dare le testate contro il muro per non dare una testata a lui. Sì. I neurolettici per la follia sono come l'insulina per il diabete. Allora, un giornalista investigativo che ha vinto un sacco di premi, che si chiama Whitaker, ha scritto un libro che si intitola Indagine su un'epidemia, in cui dice: quando ho sentito questa frase, ho detto che bello, finalmente guariscono anche loro. Ho aspettato un po' di tempo e poi ho cominciato a fare delle ricerche per dimostrare che era vero. Dopodiché ho scoperto che negli Stati Uniti, nel lasso di tempo in cui hanno dato questi farmaci, sono aumentati in maniera esponenziale e notevole le pensioni di invalidità date per motivi legati alla follia. Ora, siccome sappiamo tutti che gli Stati Uniti non sono uno stato assistenziale, questo ci deve far riflettere. Poi ha fatto uno studio, ha detto: beh, allora vediamo cosa succede nei paesi cosiddetti del terzo mondo dove non c'è accesso ai farmaci. E ho detto: caspita, ma guariscono di più? Ho detto: vabbè, questo forse sarà legato al fatto che lì ci sono reti sociali importanti, magari il matto, il folle, visto in un certo modo, quindi va a lavorare tra lo stregone, lo sciamano e il capo tribù, eccetera, no? Sì, però anche lì esistono i ricchi nel terzo mondo sono davvero ricchi. È andato a studiarli e ha visto che la prognosi era peggiore che nei poveri. Allora ho detto: qua c'è qualcosa che non quadra. Ha iniziato a prendere tutta una serie di articoli scritti da scienziati che dimostravano che meno farmaci, non che i farmaci non servono, ma che i farmaci servono nella fase acuta, dati in una certa maniera, la dose minima efficace, in monoterapia, in accordo col paziente, eccetera, tutte robe che adesso non si fanno. Dopo, se li prolunghi, non solo non servono più, ma sono dannosi perché danno alterazioni, per esempio i ventricoli cerebrali. Una signora che si chiama Nancy Andreasen pubblicò nell'84 Il cervello rotto, in cui diceva: visto che gli schizofrenici hanno i ventricoli cerebrali aumentati, dopodiché, parecchi anni dopo, scrisse: caspita,
cerebrali allargati sono legati al fatto che per troppo tempo hanno preso dosi troppo alte di neurotrasmettitori, eccetera, eccetera, eccetera. Quindi, su questo campo cosa succede? Perché noi psichiatri dobbiamo dire che ci fa così, punto, dopo aver dimostrato che sono tutti a libro paga delle multinazionali quelli che scrivono gli DSM? Perché? E allora è bello vedere le voci, non tanto e non solo degli psichiatri che dicono ma non è così, e ce ne sono di bravi, anche in Italia, penso a Marcello Maccario, a Battibaldi, a Piero Cipriano, e scusate per quelli che dimentico. Ma la roba interessante è i pazienti che si ribellano. E che mi fanno venire in mente la ribellione zapatista in Messico, il subcomandante Marcos, quando dissero basta, niente su di noi senza di noi. Allora mi dico, ma perché in tutti i convegni non invitiamo mai i pazienti e le loro famiglie e parliamo su di loro? Niente su di noi senza di noi. Allora, questa esperienza interessante, poi stiamo andando verso la fine, io parlerei fino alla fine dei miei giorni, racconto. Uno, Ron Coleman, che io ho conosciuto personalmente, laureato in economia e commercio, persona come si deve. Auguri Ron, perché sta piuttosto male in questo periodo. Ron Coleman subì, è uno scozzese, subisce una serie di ricoveri anche in TSO, dove viene definito schizofrenico. L'altro racconta questa storia in cui lui riesce sempre a scappare. Dice che una delle ultime volte sente suonare il campanello, allora lui prende la mazza da baseball, lui era uno che giocava a rugby, dice vediamo chi è, guarda dallo spioncino e vede l'infermiera più piccola che c'era nell'ospedale psichiatrico, che da fuori dice Ron, so che sei lì dentro, aprimi, sbrigati e vieni con me in ospedale. Lui dice io mi aspettavo due o tre poliziotti, ero pronto a far rissa, sta qua dietro, cosa faccio? Alla fine apro e dico, cosa vuoi? Lei mi fa, vila subito con me. Dice, sono andato con lei in ospedale. Questo per spiegare che l'uso della forza. Poi lui a un certo punto, essendo persona intelligente, nel suo girovagare alla ricerca di soluzione, finisce a Manchester in un gruppo di uditori di voce. E da lì dice, ma porca miseria, le voci non sono un'esperienza così patologica, sono legate di sicuro a qualcosa. Poi lui scoprì che era legato a un abuso che aveva subito da un sacerdote quando era piccolo, no? E che aveva rimosso. Ma su quella roba lì lui adesso gira il mondo insegnando agli psichiatri, ma soprattutto insegnando alle persone che sentono le voci, come lavorare con queste voci, come fare in modo di prenderne il possesso se sono voci che fanno star male, che insultano, che minacciano, o come conviverci se sono voci che dicono anche cose belle, come succede. E sono altri gruppi degli uditori di voce che funzionano benissimo. Io invito tutti a vedere, andate su Google, www.uditoridivoce.it. Qua in Italia c'è una carinissima. Ce ne sono più di una, e Marcello Maccari è uno di quelli che la tiene a carica, che dice questa volta. Poi c'è Rufus May, che è un australiano, 18 anni, ha una crisi. Viene ricoverato, definito schizofrenico, adesso fa lo psicologo e fa la stessa cosa di Ron Coleman. E lui diceva giustamente, ma ragazzi, ma avete mai pensato ai navigatori solitari, a quelli che attraversano il deserto, a quelli che si perdono nella natura? Questi spesso non sentono le voci in condizioni così difficili che tu di solitudine. Allora esistono dei momenti psicologici nella vita in cui è come se attraversassi il deserto o fossi in cima a una montagna, ti senti solo, perso, le voci hanno un senso. È molto interessante. No? E quindi penso anche a Will Hall e Onyx Cohen, che sono due persone che si definiscono sopravvissuti dalla psichiatria, che hanno scritto questo bellissimo libro, Sospendere il psicofarmaco, un libercolo, che trovi su YouTube. La roba bella è che trovi miliardi di libri dove ti insegnano a dare i psicofarmaci, a fare lo switch, il passaggio da uno all'altro. Poi quando dici è per sospenderli, ne trovi due. Sono uno di questi di Will Hall e Onyx Cohen, e l'altro di Peter Breggin, che è uno statunitense, bravo, che ha scritto questo bel libro, Sospendi i psicofarmaci, finalmente uscito in Italia. Poi c'è un sito molto interessante di Laura Guerra, su Facebook, la Guerra è una farmacologa, una psichiatra, e www.mat in Italy, no?
Matti Vita, dove racconto tutte queste cose dal punto di vista scientifico, è bravissima questa Laura Guerra. A me sono piaciuti molto Willow e Leoniscoin, che io ho incontrato qui a Torino, perché tra l'altro psichiatri ovviamente non ce n'era quasi nessuno a parlare con loro, perché innanzitutto non sono anti-medicina, perché non ha senso essere, le medicine non sono buone né cattive, perché sono come la forchetta. La forchetta tu la usi per mangiare un piatto di agnolotti buoni, va bene, se la usi per minacciare uno, non va bene. Possiamo fare, sono la stessa cosa. Usati in accordo, nel momento giusto, alla dose giusta, per il tempo giusto, hanno un senso, no? No. E allora loro sono carini perché iniziano dicendo: a noi gli psicofarmaci abbiamo fatto male. Hanno fatto male e non ce li volevano togliere, perché poi gli psichiatri hanno paura per motivi legali, perché poi ti insegnano, a me hanno insegnato che devi darlo tutta la vita, no? E loro dicono: non abbiamo fatto male, li abbiamo tolti e chi vuole toglierli, noi li aiutiamo a farlo. Chi non vuole toglierli, ma bravi, faccia, non c'è problema. L'altra cosa carina, no, poi tra l'altro su questo la roba bella è che ti dicono, mi ha colpito, per esempio, che cosa mette al posto dello psicofarmaco? Perché lo psicofarmaco ti ottunde sicuramente, ti appiattisce, però ti toglie anche un po' di angoscia. Allora dice, quando lo togli, è un po' come quando smetti di bere, cosa ci metti? Io mi ricordo che raccontavano un po' di esperienze e nel loro centro offrivano corsi di tango, per esempio, piuttosto che di yoga, no? È una roba interessante da vedere. E l'altra cosa bella che dicono è: ma se uno ha un episodio, ha una polmonite, non lo chiamano polmonitico per tutta la vita. E Certo. perché uno che ha un episodio psicotico lo chiamano schizofrenico per tutta la vita? L'altro discorso su questo, difatti, è che gli psicofarmaci dati per lungo tempo, c'è una differenza, cronicizzazione è un processo insito in una patologia, l'asma che diventa cronica, cronificazione è una patologia o comunque una cosa che diventa cronica per un errore terapeutico. Dare psicofarmaci oltre 4 anni rischia di, anche perché le cose che non ci hanno detto. Perché è vero, io mi ricordo uno studio che era stato fatto al Tante Bene Fratelli, qua a Torino, credo quasi 40 anni fa, avevano tolto gli psicofarmaci a una serie di pazienti, tra virgolette, cronici. Questi erano stati bene un paio di mesi, però hanno sudato pesantemente. Allora l'idea è che devono prendere la vita, no? È che in realtà lo psicofarmaco determina un'alterazione del sistema cerebrale, aumentando o diminuendo i recettori postsinaptici. Per cui se tu lo togli di botto, quell'equilibrio lì che si era creato scompare e tu stai male di nuovo. Ma non è che stai male perché hai tolto lo psicofarmaco, perché hai tolto troppo in fretta. Ci sono delle vere e proprie sintomi di astinenza. Allora devi togliere un periodo lunghissimo di tempo. Quindi, Willow, Leonard Cohen, Ron Coleman, poi R.R., che è un avvocato qui di Torino, non posso dire il suo nome, con cui ho avuto la fortuna di lavorare perché mi ha insegnato un sacco di cose. Uno che apparteneva a lotta continua, va militare, fa parte di Proletari in divisa, e a quel punto, sempre perché, come dire, i deliri hanno sempre una base di realtà, comincia a pensare di essere spiato, di essere ripreso con le telecamere, che è possibile perché in quegli Sì. anni lì il problema è che esce di testa. Lo mandano col legno, gli fanno l'elettroshock, lui smette di fare medicina perché non gira, apre una trattoria che era frequentata dal popolo della sinistra, comincia a bere, insomma gli succede di tutto. Beve, poi oltre a bere in maniera esagerata, cominciano a diagnosticarle un disturbo del tono dell'umore per cui va in crisi maniacali sugli giri, ha due TSO, lo ricordo, un po' di tutto. A un certo punto nel 92 chiede di essere seguito da me, non era della mia zona, ma non da me perché fossi lì all'epoca, cioè, sono rincoglionito anche adesso, allora ancora di più, ma perché io lavoravo con gli alcolisti, lui quindi viene perché gli dicono che non può per competenza territoriale, lui nel frattempo si era laureato in legge, dice non è affatto vero, la legge non dice questa, questa è legata alla praticità dell'organizzazione dei servizi, io vi denuncio se non mi permettete di andare lì. Per cui mi telefona il mio di allora primario e mi dice, vabbè, senti, seguilo. Io dico, no, mancate. Uno che, perché poi ne combinava, una volta aveva dimenticato le chiavi di casa, ha preso una sega elettrica, ha segato il portone,
qui abitava, come dire, in una zona residenziale del centro storico. Io ho detto: no, pietà, pietà, pietà. Comunque arriva, la prima cosa che mi dice è per quanto tempo devo smettere di bere. Io dico: considerate le tue doppie patologie per tutta la vita. Lui mi dice: va bene, era il 92, non ha più toccato un goccio, abbiamo ancora due ricoveri, per carità, eccetera. Dal 98 sta benissimo, quindi 22 anni. Mi ha insegnato un sacco di cose. La roba più interessante è quello che fa adesso, fa l'avvocato che difende i pazienti dagli psichiatri. Ma mi piace molto perché, per esempio, quando qualcuno va là e parla male di un psichiatra, lui non è uno che c'era, io lui abbiamo un rapporto ottimo, è anche un altro. E allora io l'ho visto dire a uno: ma non rompere le palle, che colpa tua, piantala lì, mettiti a fare questo, quello e quell'altro. Come l'ho visto invece battersi nuovamente, no? E sta lavorando, per esempio, sul diritto di scegliere la cura. Tutti dice: voi volete darmi quello? Io non voglio. Sta battendosi su quelle che sono alcune buone prassi in psichiatria. Per esempio, in Germania e in Canada, adesso solo in Italia, solo nella regione toscana, è passato il discorso del testamento psichiatrico, che è un'orrenda definizione, per dire che la persona nomina un suo fiduciario e dice: io, quando sto male, voglio che sia lui a rappresentare le mie volontà, che sono queste e queste. Infatti, questo avvocato è andato al Comune di Torino, ma non davanti a un pubblico ufficiale, ha scritto che lui non voleva essere trattato con farmaci del poi, eccetera, 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 e che delegava sua moglie tal del tale, poi l'ha mandata a me come curante, che ormai avevo più amici che curanti, e alla direttrice di dipartimento. Interessante, come interessante quella delle direttive anticipate di trattamento, in cui tu devi andare lì e dire alla persona: senti, io ti darei questi farmaci per questo periodo, aspettandomi questi risultati, questi, che ne dici? Sono proprio un contratto. Allora qui stiamo parlando di camaleontismo, se vuoi, perché, come diceva Basaglia, non c'è terapia se non c'è psichiatria, se non c'è reciprocità. Quindi la persona che sta male riconosce le tue sofferenze, i tuoi dolori, ma riconosce anche i tuoi diritti, i suoi bisogni. Cesare Beccaria parlava dei delitti e delle pene. Adesso il delitto è avere una patologia psichica, tra virgolette, diagnosticata. La pena istituzionalizzata, nel senso medicina, eccetera. E dai delitti e dalle pene io vorrei che si passasse ai diritti e dai bisogni. E le persone che, tra virgolette, curate, hanno gli stessi bisogni che abbiamo noi che li curiamo. Casa, amore, amici, lavoro. Sembro Bergoglio. Ti è piaciuto? Non so, dobbiamo chiudere, immagino. Sì. No, quindi ti avrei fatto ancora una domanda, Allora, come dire, lei che ci lascia, un Marta, cosa? minuto. Sì, un minuto si fa per dire. No, però Sarò veloce. leggevo, sì, che è uno dei sentimenti più diffusi in questo momento in Italia, la prima, cioè la disciplina. Ma la rabbia, abbiamo visto anche quello che sta succedendo a Napoli, eccetera, eccetera. Tu hai un'idea di cosa, come si possa in qualche modo contenere La questa rabbia è normale, situazione? la rabbia è normale nei periodi di difficoltà. Innanzitutto c'è una società più giusta, redistribuzione della ricchezza. Il proprietario di Amazon ha visto in pochi mesi passare da 97 miliardi a 200 miliardi il suo capitale personale. Valletta, amministratore delegato della Fiat, pigliava 36 volte quello di un operaio, Marconi 500 operai. Allora, se non ripristiniamo tutta la cosa, la giustizia. Perché su quella roba lì poi c'è gente che si marcia, e io consiglio a tutti di leggere gli scritti di Rita Segato, che è una sociologa argentina, che ha parlato proprio della pedagogia della crudeltà. In questo momento quello che abbiamo noi è, no, questo senso di rabbia, di crudeltà, sono tutti nemici, tutti. Ragazzi, una società ingiusta genera rabbia, rabbia o passività. Va bene, ringraziamo Ugo Tamburro per il tempo che ci ha concesso, per le sollecitazioni.